Il ristorante Cricelon di Vicenza vince la finale nazionale del Festival del Brodetto Made in Italy con il Brodetto di Chioggia. Un risultato che commentiamo assieme a Mimmo D'Alessio dell'Accademia Italiana della Cucina. Diciamo che questo ristorante ha avuto il punteggio maggiore, ma oggi la cucina marinara italiana ha vinto perché tutti i preparati, tutti gli elaborati erano di altissimo livello, veramente notevole, che hanno degustato, che hanno dato gioia ai palati dei giudici che hanno avuto difficoltà, abbiamo avuto difficoltà a trovare il piatto migliore perché erano tutti di una grande valenza, la differenza di pochissimo proprio del suffilo di lana. Il secondo posto per il Lazio con lo chef Emanuele Federici, il terzo posto per il Molise con Valentina Moldoveanu sugli scudi. Ecco, che gara è stata? Lei ha più volte ripetuto, gara di grande livello. Sì, beh, l'ho detto anche poc'anzi, dobbiamo dire che questo brodetto, queste zuppe, brodetti, che erano state un pochettino dimenticate anche dalla ristorazione, diciamo che è un piatto forse più familiare che di ristorante, è stato riscoperto, è ben riscoperto da questi locali che secondo me riescono a dare lustro anche al prodotto locale, perché il brodetto è un insieme di pesce, sì, ma anche della tipicità del territorio, quindi olio, peperone, pomodoro, spezie che sono tipiche del territorio, quindi la differenza sta proprio lì, nel territorio, nella territorialità dei prodotti e anche nella stagionalità.